amiche e amici di Diego Moretto Chef e Tom a casa, salve e benvenuti nella mia cucina nel Delta del Po. Ecco qua, invece per quanto riguarda la salsa, il sugo, servono 1 chilo di lupini, mi raccomando, leggete l'etichetta e guardate la data di quando sono state prodotte, di quando sono state stabulate, e così avremo un'idea sulla freschezza. Serve l'aglio, uno spicchio pari a 2 grammi, io prendo questo aglio, vedete che è un po' violaceo perché è più digeribile, mezzo limone biologico e succo, cipolla biologica 50 grammi, 1/4 di peperoncino, olio biologico extravergine di oliva, ne servono 50 grammi. E poi partiamo col fare il nostro sugo. Via! Acqua fredda, mettiamo giù le vongole, diamo una bella passatina. Per aiutarci mettiamo una manciata di sale fino, perché ci aiuterà anche a fare un'azione abrasiva e quindi aiutarci a lavarle il più possibile, a pulirle, a purificarle il più possibile. Massaggiamo in questa maniera, magari anche sotto l'acqua corrente, vedete? Laviamole così per almeno 3 volte con i cambi d'acqua. Perfetto. Dopo 3 volte che abbiamo lavato e cambiato l'acqua, prendiamo un pugnetto di vongole, le facciamo cadere, io in una terrina, le salto per vedere che non ci sia magari una vuota ma piena di sabbia che poi ci andrebbe a rovinare tutto il sugo. Se c'è, macchierà il fondo bianco della terrina. Vedete? Le salto. Vedete che così facendo magari, se c'è qualche impurità, ancora di più si stacca. E le vado a raccogliere nella terrina. Lavo. E poi ancora un altro pugnetto. Le faccio. E anche qui sono ok. Questa è rotta, la metto a parte. E raccolgo. Lavo. Ancora. Pugnetto di vongole, salto, tolgo la rotta e qui tutto ok. Eccoci qua, prendiamo la cipolla e tagliamola a julienne. Perfetto. Diamo una tagliata a metà, di modo da avere una julienne. Fine. Vedete? Eccola qui. Mettiamo una pentola da 24 al fuoco col coperchio e poi accendiamo. Facciamo scendere i 30 grammi di olio extravergine d'oliva bio, mettiamo la cipolla julienne e facciamola soffriggere lentamente per circa 4 minuti. Aggiungiamo 1/3 di peperoncino e lo spicchio d'aglio tagliato a metà. Sentiamo che inizia a friggere. Giriamo di tanto in tanto fino a far trascorrere i nostri 4 minuti. Io abbasso leggermente perché voglio che mi soffrigga, sì, ma pian piano, però va bene. Vedete che inizia ad imbiondire. Lascio andare ancora.
Ecco, qui vediamo che è tutto bello imbiondito. Adesso andiamo giù con le vongole. Vedete? Togliamo l'etichetta e giù con le nostre vongole. Giriamo, alziamo la fiamma, aggiungiamo il succo di limone e incoperchiamo. Facciamo cuocere finché si aprono. Ecco qua. Vedete come hanno bollito bene? Guardiamo che siano tutte belle aperte. Assaggiamo un frutto. Perfetto, saporitissimo. Perfetto. Coperchio e spengo. Prendiamo una pentola, mettiamo 3/4 di acqua e poniamole a fuoco. Accendiamo. E via. Nel mentre prendiamo le vongole. Io ve ne faccio vedere una porzione. Andiamo a prendere una porzione di vongole. Vedete? Questa è una porzione. Prendiamo anche un po' di sugo. Perfetto. Allontaniamo l'aglio e il peperoncino. Sgusciamo le vongole con le mani e magari ne teniamo 5-6 pezzi per guarnizione, ok? Se c'è qualcuna chiusa, allontaniamola. Saliamo l'acqua della pasta, aggiungo un filino d'olio, assaggiamo con il dito. Il sale è perfetto, facciamo scendere la pasta, lo giriamo un attimo, nel mentre accendiamo il fuoco delle vongoline. Appena si alza il bollore, abbassiamo, assaggiamo e andiamo a scolare il tagliolino. Perfetto. Ok. Allontaniamo l'acqua e andiamo a finirlo a fiamma sostenuta. Un giro di olio. Ne assaggio la cottura. Meraviglioso. Perfetto. Spengo. Perché lui c'è già e andiamo ad impiattare. Ecco qua, impiattiamo, via. Dai, andiamo ad impiattare. Prendiamo un po' di tagliolini, li mettiamo al centro. Questa è una bella porzione generosa di quelle che piacciono a me. Meraviglia delle meraviglie. Eccolo qua. Perfetto. Consiglio una grattugiatina di zenzero fresco. Bene. Che gli darà quel gusto un po' fresco e un po' piccantino e leggermente limonato che solo lo zenzero sa fare. Appena pronunciata idea di pepe nero, perfetto, finiamolo con un girino di olio, meraviglioso,
e aggiungo anche una spolveratina di carota cruda che mi dà un po' di freschezza al piatto. Meraviglie delle meraviglie, eccolo qua il nostro tagliolino con le vongole. Forchetta e cucchiaio e facciamo la degustazione, dai! Ragazzi, è un piatto veramente importante, è un abbinamento di grande qualità. Si sente molto il verde, il gusto minerale dell'ortica e la dolcezza della vongola in chiusura fanno di questo piatto un piatto veramente meraviglioso. È una ricetta fantastica, ha un equilibrio perfetto e poi nel retrogusto sentire quella nota profumata di zenzero fresco è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di grazioso. È indescrivibile, bisogna provare a farlo. È un piatto veramente importante. Io ne mangio ancora una cucchiaiata perché... È una meraviglia. Ragazzi, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo con una prossima ricetta qui nella mia casa nel Delta del Po. Un abbraccio a tutti, vi voglio molto bene e auguro a voi e alle vostre famiglie il meglio. Un bacione, Diego Moretto Chef. Ciao!